Bentrovati, è una domenica singolare quella che celebriamo perché siamo invitati a salire con Gesù sul Monte della Trasfigurazione. È la festa della Trasfigurazione del Signore, una festa che è carica, ricca di significati. Anche se è entrata tardi nella liturgia, è un evento, è un mistero che nelle scritture frequentemente viene ricordato, non solo nei Vangeli sinottici, ma anche nella lettera di Pietro, negli Atti degli Apostoli. Il riferimento a questo avvenimento della Trasfigurazione è davvero significativo. Se la festa è entrata nella liturgia intorno al lungo il 1400, acquista particolare importanza il Monte Tabor dal 1631, quando la custodia di Terra Santa, i frati francescani, riprendono quel luogo per farlo diventare appunto un luogo di preghiera, di contemplazione, di incontro con il Signore. Ed è per noi assolutamente importante anche ricordare che nella sera di questo giorno portava a compimento la sua giornata terrena il Santo Paolo VI, proprio nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della Trasfigurazione del Signore. Ascoltiamo questa pagina di Vangelo e lasciamola entrare nel nostro cuore perché questa vicenda parli alla nostra vita. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Cari amici, anche noi vogliamo salire sul monte a pregare. Questa è l'intenzione di Gesù e questo è quello che farà Gesù. Ahimè, Pietro, Giacomo e Giovanni arrivano su quel monte soltanto carichi della loro stanchezza. Sono oppressi dal sonno. Questo ci dà un primo squarcio. Gesù ci invita a pregare e noi siamo stanchi. Certo, la stanchezza di quei tre ha una storia tutta particolare alle spalle. Una vicenda che li vede ormai stanchi della sequela, forse anche un po' insoddisfatti del Maestro. Loro erano preoccupati dei loro posti, delle loro posizioni, del loro successo.
E Gesù ha continuato invece a parlare loro della croce, della morte e anche della risurrezione. Li porta in preghiera con sé, ma fanno fatica, come facciamo fatica anche noi, a entrare nel mistero della trasfigurazione. Vogliamo cogliere quello che l'Evangelista Matteo ci racconta di Gesù in questo evento singolare della sua vita. Probabilmente l'ha saputo da Pietro, da Giovanni, da Giacomo. Ha saputo da loro che Gesù li aveva invitati a salire sul monte a pregare. Ma soprattutto da loro ha saputo che il suo volto ha cambiato d'aspetto. Da loro ha saputo che la sua veste è diventata candida e sfolgorante. Da loro ha saputo che erano presenti Mosè ed Elia. Che cosa è venuto a sapere Matteo? Matteo è venuto a condividere sulla testimonianza dei tre un'esperienza indicibile. Hanno visto per un momento la divinità di Gesù. Questa è la trasfigurazione. Come quando lo vedranno, poi lo riconosceranno, poi risorto. Certo che sconvolge, se ci pensiamo bene, i discepoli, noi, tanti cristiani, sempre oppressi dal sonno, dalle distrazioni, dalle fatiche, dalle nostre domande, dalle nostre preoccupazioni, da quello che dobbiamo dire noi, da come dobbiamo fare, da come dobbiamo essere, da come dobbiamo apparire. Alla fine rischiamo sempre di non cogliere lo splendore, la bellezza, la grandezza della sua divinità. E nella grande rivelazione che si compie sul Monte Tabor abbiamo l'intervento del Padre. Se andiamo a leggere la pagina che ci parla del battesimo di Gesù, vediamo che queste parole sono rivolte a Gesù. Tu sei il mio figlio, l'amato. Adesso queste parole sono rivolte ai tre. Questi è il mio figlio, è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo, ascoltatelo. Sembra strano. Questa vicenda ha una conseguenza strana, appunto, nella vita di quei tre. Essi tacquero e non riferirono a nessuno. Di solito quello che avviene intorno a Gesù immediatamente colpisce, viene detto, viene manifestato. Probabilmente capiscono che devono parlare di una cosa indicibile, impossibile da cogliere, impossibile da descrivere. Questo però ci permette una sottolineatura, se vogliamo, decisiva anche per noi. Per quanto ci sforziamo e tentiamo di trovare le parole, il nostro incontro con Gesù, nostra salvezza, il nostro incontro con Gesù, figlio di Dio, l'eletto, il nostro incontro con il risorto, con colui che ci rivela la gloria della sua divinità, rimane sempre una realtà indicibile. Noi siamo a volte assetati di conoscere, di sapere, di percepire le esperienze che altri vivono magari dall'alto
della loro santità che noi stimiamo. In realtà dobbiamo essere attenti a una cosa. C'è una presa di coscienza della nostra santità personale che rimane solo nostra. Siamo noi che vediamo la sua gloria, siamo noi che intercettiamo la sua presenza, siamo noi che accogliamo il Figlio di Dio, l'Eletto. Ecco allora, viviamo questa domenica entrando nella bellezza, nella grandezza di questo mistero, di questo avvenimento salvifico per noi. Vinciamo le paure, le stanchezze, le distrazioni, la pusillanimità, la superficialità che talvolta assedia la nostra vita. Spalanchiamo gli occhi davanti alla grandezza di Gesù e allora con Lui sapremo andare a Gerusalemme, anche là dove non vorremmo andare. Sapremo portare anche quella croce che ci ripugna. Sapremo affrontare le fatiche dove noi portiamo la sua presenza. Vedete, non si tratta di rifugiarci su quel monte costruendo le capanne necessarie alla vita che lassù si potrebbe anche trascorrere. Si tratta di accogliere il dono di Dio su quel monte, di lasciare trasformare la nostra vita e di essere consapevoli che Gesù, vero Dio e vero uomo, è l'unica salvezza di tutti gli uomini. Buona domenica a tutti voi, buon cammino dentro quest'estate. A presto. Thank you.